Ok, siamo qui. Devo creare una lista di elementi che stavolta sono elementi scelti, quindi variabile. Creiamo una lista elementi scelti. Qui sotto faccio una copia di questo sprite. Lo metto qui, l'unica differenza scelta 1. L'unica differenza è che il costume, questo qui, deve avere un bordo nero, così lo posso capire dove si trova. Allora, facciamo uno zoom indietro. Ok. Ok, devo ridimensionarlo senz'altro. Perfetto. Va bene. Quindi siamo qui. Ho creato il primo. Lo chiamo elemento 1. Metto subito una caratteristica di elemento 1. Intanto, vabbè, devo cancellare tutto perché questo non deve avere gli stessi eventi di questo. Che eventi deve avere questo elemento? Innanzitutto, all'inizio del gioco lo nascondiamo. Facciamo in questo modo per non ripetere troppo codice. Quando ricevo il messaggio avvio gioco, lo nascondo. Quando ricevo il messaggio puoi scegliere. Lo aggiorno e lo mostro, quindi aspetto, mostra. Creo un'altra variabile che si chiama cliccabile, perché non voglio che questo oggetto sia cliccabile sempre, ma sia cliccabile soltanto quando io posso scegliere, non quando verifico che sia stato tutto scelto correttamente. Quindi cliccabile, che me la tengo qui. Lo tengo a 0 e lo imposto a 0 quando io posso scegliere. Quindi all'avvio del gioco cliccabile è a 1, quando io posso scegliere sarà a 0 perché io potrò cliccare, e quando io sceglierò quando io sceglierò di confermare la mia scelta, cliccabile tornerà a 0 perché non posso cambiare cliccabile in corso d'opera. Torniamo alla banana e facciamo un evento. Quindi la banana all'inizio del gioco invia a tutti avvio gioco. Quando si avvia il gioco, cosa accade qui a livello diciamo, del controllo? Che io cancello tutti gli elementi scelti, mi vado ad aggiungere 4-0 elementi scelti. Ok, all'avvio del gioco il costume di questo sprite deve essere 0, cioè deve essere bianco. Quindi passiamo al costume. Costume 1. Benissimo. Nel momento in cui io posso scegliere, quindi alla fine dei 4 cicli, io invio il messaggio posso scegliere, in modo da attivare la variabile cliccabile.
vediamo se tutto funziona. Ok, vedete, cliccabile è diventata 0. Adesso che cliccabile è diventata 0, quando io clicco su questo sprite, se la variabile, che penso è un grande se, se la variabile cliccabile è uguale a 0, quindi se io posso effettivamente cliccare, cosa faccio? Passo al costume successivo. Ok. Aumento di 1. Che cosa? Elemento scelto. Quindi, elemento scelto numero 1. Quindi, quale variabile andiamo a cambiare? Porta, la variabile qui la dobbiamo cambiare, non possiamo cambiarla, quindi dobbiamo crearci una variabile sua. Allora, facciamo così. Creiamo una variabile scelta 1, ok? Questa variabile scelta 1 la aumentiamo di 1, quindi cambia scelta 1 di 1. All'inizio del gioco scelta 1 la tengo a 0, quindi ok, cosa succede se, vabbè, lo facciamo direttamente. Adesso vedete, è diventata mela, è diventata banana, è diventata anguria, è diventata arancia. Adesso è diventato 5, ma in realtà noi dobbiamo resettare questa scelta. E come facciamo? Se la mia scelta 1 è uguale a 5, la vado a riportare a 0. Quindi vediamo se funziona. Ovviamente qui abbiamo già superato il 5, nel frattempo lo faccio andare avanti così vediamo che funziona. E infine, dobbiamo fare questo. Sostituire elemento 1 di elementi mostrati con che cosa? Con scelta. Vediamo se funziona. Rifacciamo tutto. Elemento 1 di elementi scelti, scusate. Rifacciamo tutto e clicchiamo. Ok, vedete che sta cambiando. Quindi adesso noi dobbiamo fare in modo che gli elementi scelti siano uguali agli elementi mostrati. Quindi, prima cosa, vado a creare altre variabili, scelta 2, scelta 3, scelta 4.
vado a duplicare questo oggetto, vado a mettere qua, lo vado a mettere qua, lo vado a mettere qua. Cosa devo cambiare singolarmente? Devo portare, visto che siamo nel secondo, scelta 2 a 0, se cliccabile, bla bla bla, tutto questo uguale. Dopodiché cambia scelta 2 e 1, se scelta 2 è uguale a 5, lo riporta a 0 e poi sostituisce elemento di elementi scelti, elemento 2 di elementi scelti con scelta 2. Stessa cosa qui, scelta 3, passiamo che cambia 0, cambia scelta 3, scelta 3, scelta 3, scelta 3, scelta 3 e infine scelta 4. Vediamo se funziona tutto. Ok, devo allinearli, ma questo va bene. Allora, se cambio la prima, se cambio la seconda, se cambio la terza, quindi in questo momento abbiamo tutto. Un'ultimissima cosa che voglio fare è alla fine di tutto riportare questo costume a zero in modo che non venga mostrato ovviamente l'ultimo item che è apparso. Nel prossimo tutorial vedremo come fare il confronto tra gli elementi mostrati e gli elementi scelti e mostrare delle V e un messaggio di vittoria nel caso che sia stato tutto scelto correttamente.